È stato presentato l'accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per la panificazione. Davide Trombini, lei è presidente nazionale Assopanificatori Fiesa Confesercenti, era un rinnovo che si aspettava? Certamente, sono passati 3 anni e mezzo, arriviamo al quarto, diciamo che siamo riusciti a chiudere con il nostro volere, sia chiaro, l'abbiamo voluto chiudere a tutti i costi per far dare un segnale ai dipendenti e ci siamo. Noi siamo con voi, siamo insieme, è una battaglia che dobbiamo fare tutti quanti insieme. Nello specifico cosa cambia? Nello specifico abbiamo fatto un accordo sui 69 euro, sarà oltre per la parte industriale e per i livelli contrattuali. Quindi è un bel segnale, pur trovandoci in un momento talmente di crisi, e quello che lo sapete meglio di me, la guerra ha portato ad avere dei prezzi, soprattutto sul grano, che sono raddoppiati in maniera che non riusciamo a capire noi stessi, perché produciamo con prodotto italiano. Una bellissima location che ha San Vito, proprio di dove è lei, Vinceslao Rucolo, presidente nazionale FONSAP, che è il fondo di garanzia a sostegno dei lavoratori che lavorano appunto nel mondo del pane. Parliamo a livello nazionale di 25.000 imprese, 100.000 addetti, quindi è importante questo accordo? Ma certamente è importante, perché noi siamo in questo momento di crisi, siamo vicini ai nostri lavoratori, perché non possiamo perderli, non possiamo perdere quella forza lavoro che ci permette di stare sul mercato, questo è il nostro interesse. Poi con questa crisi dobbiamo sostenere anche loro e loro devono sostenere noi. Oggi in questa presentazione sono presenti anche i sindacati, sempre di categoria, qui si parla di circa 70 euro in più per lavoratore. Eh sì, si parla di 70 euro in più per lavoratore, più una tantum di arretrati, perché erano 3-4 anni che non veniva rinnovato il contratto, e daremo un bel segnale non solo al territorio ma a tutto il settore. Lido Lignini, che è direttore generale di Confesercenti Abruzzo, l'importanza di questo momento dedicato soprattutto al settore dell'alimentazione. Beh, noi come Confesercenti Abruzzo associamo una miriade di imprese dell'alimentazione, in particolare questa mattina della panificazione. Abbiamo dato il nostro apporto come regione in ambito nazionale per il rinnovo di questo contratto, ma diamo un apporto quotidiano su tutto quello che è l'attività di Assopanificatori, quindi oggi, come dire, suggelliamo un momento e un riconoscimento a questa confederazione, anche del, come dire, del proprio ruolo che svolge a livello nazionale, e abbiamo voluto, ecco, portarli qui sulla costa dei Trabocchi, sul Trabocco, per far vedere ai nostri ospiti che arrivano un po' da tutta Italia quelle che sono le nostre bellezze e quello che l'Abruzzo vuole fare.